Benvenuti agli amici di Smarty. Come promesso, oggi siamo in compagnia di un gioiello, il Nubia Z5S Mini. Perché un gioiello? Un gioiello perché è un telefono che mi ha stupito. Sinceramente non avevo mai approfondito la conoscenza con la serie Nubia, che ricordiamo è il marchio di lusso della casa ZTE. Eppure devo dire che sono rimasto favorevolmente colpito. A cominciare ad esempio della scatola. Scatola decisamente bella, molto piccola. Sembra veramente un portagioielli con questa linea rossa tutto intorno che riprende, vedremo, molte finiture del telefono. Il marchio cromato con la A in rosso, veramente molto molto carino, e sul retro abbiamo ovviamente le caratteristiche del telefono che, come anteprima, sono decisamente notevoli. Ad esempio notiamo che il Z5S Mini è dotato di processore Snapdragon 600 da 1.7 GHz, abbiamo ben 32 GB di memoria, abbiamo un display da 4.7 pollici 720p, quindi HD, con tutta una serie di altre caratteristiche che vedremo man mano. Quindi apriamo la confezione. Eccolo qui, in tutto il suo splendore, il nostro ZTE 5S Mini. Adesso vediamo se riusciamo a toglierlo dalla confezione senza fare danni. Benissimo. Allora, continuiamo con l'unboxing, ci concentreremo sul telefono a brevissimo. Abbiamo la scatolina con i nostri foglietti, certificato di garanzia, ovviamente tutto in cinese, quindi per chi si diletta con le lingue ha un po' di lavoro da fare. Abbiamo il nostro cavetto USB, abbiamo il nostro caricatore, carica batteria. Ovviamente il nostro fornitore ci ha anche dotato di adattatore per prese europee, quindi confezione minimalista sia nell'aspetto che nel contenuto, molto molto carina. Come molto molto carino è il telefono ZTE 5S Mini. Io ho paragonato questo telefono un po' alla quasi perfezione. Perché dico questo? Perché ricorderete anche in altre video review quanto la dimensione del display, che va dai 4.7 pollici, 5 pollici, per me, per l'utilizzo con una mano sola, è praticamente perfetto. È un gusto ovviamente soggettivo, ognuno ha le sue preferenze, però devo dire che come rapporti di dimensioni questo telefono è una cosa spettacolare. Dimensioni quindi di 134.8 x 65.8 x soli 7.6 mm di spessore. Ricordiamo che questo telefono ha lo stesso hardware del Mi 2S e rispetto al Mi 2S sono stati fatti dei grandissimi passi avanti, sia per le dimensioni, ben 4 mm più sottile, sia per la diagonale del display, che si passa da un 4.3, forse un po' piccolino, scusate, ad un 4.7, decisamente meglio. Abbiamo una scocca posteriore quasi gommata che fa ottimo grip. La cover è intercambiabile, quindi si può aprire, ma la batteria è integrata, batteria integrata da 2000 mAh. Visto che l'abbiamo aperto, vediamo anche lo slot di espansione micro SD. Questa è un'altra bella novità rispetto allo Snapdragon 600 del Mi 2S, dove la memoria era integrata e non era espandibile. Abbiamo lo slot micro SIM e vediamo la fotocamera con questa cornice rossa che richiama il logo e anche qui impresso sulla back cover, molto molto bello, quindi in rosso cromato. I dettagli estetici sono veramente veramente spettacolari. Abbiamo una fronte full black con un display a spento veramente molto bello. Abbiamo il tasto home centrale che funge anche da LED di stato e abbiamo due tasti a sfioramento per il back e il menu. Fotocamera anteriore da 5 megapixel, abbiamo la parte sinistra con la barra del menu, abbiamo la parte destra completamente liscia perché il tasto di accensione ce l'abbiamo sopra insieme al jack per le cuffie.
Parte inferiore con la presa micro USB, anche questa molto carina perché invece di essere il classico foro in plastica, anche questa è cromata, ad indicazione di quanto i dettagli sono stati importanti per questo telefono. Ricordiamo che il telefono è dotato di 2 GB di RAM, quindi parliamo di uno Snapdragon 600 da 1,7 GHz e 2 GB di RAM che permette di far girare al meglio il 99% delle applicazioni oggi in commercio. Andiamo a vedere. Sistema operativo. Purtroppo il sistema operativo di base della Nubia non è ancora stato tradotto. Era simpatico, carino, molto minimalista, senza tanti fronzoli, però per l'utilizzo ho preferito installarci la MIUI, come potete vedere. Altra nota importante di questo telefono è il fatto che viene aggiornato e sviluppato ufficialmente dal team MIUI, quindi è nell'elenco dei dispositivi ufficiali e la ROM esce col multilanguage incluso tutte le settimane. MIUI che gira, come potete vedere, decisamente bene. Il display rispetto al display del Mi 2S, forse a livello di touchscreen è leggerissimamente meno preciso. A volte ci troviamo a scorrere le pagine e vedere il display magari tornare indietro, ma è un problema veramente da poco, non se ne fa neanche tanto caso dopo un po' che lo si utilizza. La MIUI gira veramente bene con tutte le sue caratteristiche principali. Andiamo a vedere le caratteristiche del telefono, andiamo a vedere sulle informazioni del dispositivo e vediamo che monta una base di Android 422, quindi la base della MIUI per questo telefono è 422. Abbiamo un quad core da 1,7 GHz, 2 GB di RAM. Abbiamo la memoria interna, in questo caso di 16 GB, non 32, con la versione kernel e alcune altre informazioni. Il modello è l'NX403A. Display veramente eccezionale. Ha un rapporto PPI leggermente inferiore a quello del Mi 2S, in quanto per la stessa risoluzione abbiamo comunque 0,4 pollici in più da gestire, quindi abbiamo 312 ppi su un 4,7 pollici con una risoluzione HD 720p. Ma i colori e i neri di questo display sono veramente eccezionali. Anche l'angolo di visione è pressoché perfetto, come potete vedere. Andiamo sulla galleria per apprezzare al massimo questo display. Immagini locali, andiamo a prendere un po' di immagini. Come potete vedere, le immagini scure rendono veramente in maniera straordinaria. Abbiamo anche questo esempio. Qui vediamo proprio il rapporto del nero. Il nero rispetto alla scocca non si vede quasi lo stacco, e questo è indice, come abbiamo potuto apprezzare anche altre volte, di un'ottima qualità del display. Anche i colori, come possiamo vedere, sono veramente brillanti. Il display, che tra l'altro dà l'impressione di essere veramente molto molto vicino al display, sembra quasi di toccare le immagini, quindi è un display di tutto rispetto. Mi è piaciuto molto, è una delle cose più belle di questo smartphone. Smartphone che, come abbiamo detto, è uno Snapdragon 600, assimilabile al Mi 2S. Non è assimilabile al Mi 2S il comparto fotocamera. Abbiamo visto la galleria, andiamo a vedere la parte delle foto. Foto non malvagie, devo dire, però mi aspettavo qualcosina di più. Soprattutto i difetti che ho trovato nella fotocamera del Nubia sono dati da una gestione poco accurata delle luci. Soprattutto in ambienti poco illuminati, fa fatica a fare delle foto di un certo livello. Come possiamo vedere, il dettaglio non è male, ma i colori tendono un po' a sbiadire, ad essere un po' offuscati, soprattutto quando si parla di ambienti non molto illuminati.
Nel complesso gli darei un 7,5 alla fotocamera perché si comporta bene, una 13 megapixel, quindi non poteva essere altrimenti, però non è a livello di quella del Mi 2S o del Mi 3 o di altri smartphone con fotocamera da 13 megapixel. Andiamo a vedere la riproduzione video Full HD. Allora, andiamo a prendere un nostro video, File Explorer, Movie. E andiamo a vedere il nostro video di Katy Perry. Come vedete, il display con questi colori rende al massimo. È veramente un piacere vedere video su questo telefono. Anche l'audio non è male, anche la potenza dell'audio mi ha convinto. Molto più alto, ad esempio, di quello del Mi 2S con lo speaker posteriore, che vediamo qui in una posizione non tanto comoda, in quanto comunque facilmente coperta nel caso in cui si appoggiasse il telefono in una superficie rigida o morbida che sia, anche se ha delle bombature che permettono comunque all'audio di essere udito. Potevano trovare una soluzione tecnica più efficace. Come potete vedere, video Full HD è in grado benissimo di eseguirli. Andiamo a vedere comparto prestazioni, potenza pura con il nostro AnTuTu Benchmark. AnTuTu Benchmark che segna un totale di 23.145. Mi aspettavo di più dallo stesso hardware del Mi 2S, però questo conferma un'altra volta ancora quanto l'ottimizzazione sia importante, non tanto il fatto di pompare i telefoni con processori megagalattici, perché avendo lo stesso processore, la stessa RAM di un Mi 2S, mi aspettavo, non dico i 27.000 del Mi 2S, ma come minimo un 25-26.000, no? Per indicare comunque lo stesso hardware. Invece, a parità di hardware, abbiamo ricevuto un punteggio di ben 3-4.000 punti in meno. Un signor risultato che fa girare bene praticamente quasi tutti i software che abbiamo provato, gaming compreso, ma che ci lascia un po' con l'amaro in bocca. Andiamo a vedere il comparto gaming, visto che l'abbiamo citato, tramite il nostro Beach Buggy Blitz, che è uno dei giochi provati che richiedono un po' più di performance, soprattutto video, soprattutto 3D. Abbiamo aumentato la risoluzione a risoluzione massima, quindi per avere il massimo dettaglio possibile, e come vediamo di impuntamenti fino adesso non ne abbiamo avuti e anche il gioco è assolutamente fluido. Quindi possiamo giocare senza problemi. Come vedete, il dettaglio è massimo, la qualità è ottima, ma di impuntamenti o micro lag non ce ne sono. Vedete che anche qu quanti effetti grafici vengono utilizzate. Adesso usciamo, la partita me la faccio dopo. Come potete vedere, è uno smartphone che fa girare tranquillamente praticamente tutto. Il sistema gira in maniera decisamente fluida. I giochi anche 3D partono senza problemi. I video Full HD vengono riprodotti. Quindi abbiamo uno smartphone che fa tutto quello che deve fare. Batteria da 2000 mAh integrata, come abbiamo visto, quindi non sostituibile, che poteva dare di più, come si dice ai bambini a scuola, ma che comunque ci ha portato con dovute accortezze a fine giornata, quindi staccata la mattina alle 6:30, ci ha portato tranquillamente alle 11:30 la sera senza un uso eccessivo. Con un uso eccessivo
verso le 4 e le 5 bisogna ricollegare il caricabatterie, però l'uso eccessivo poi è soggettivo. Considerazioni finali allora. Smartphone che mi ha colpito. Decisamente bello al lato estetico, molto sottile, un grip fenomenale. Utilizzo con una mano sola. Comodissimo. La Nubia ha curato nei minimi particolari l'estetica con queste finiture di pregio, con le cromature, i tasti cromati, il logo con il rosso cromato che mi fa impazzire. Quindi veramente 10 per l'estetica e dimensioni, proporzioni del display secondo me perfetto. Il display, oltre alle proporzioni, è veramente ottimo, sia come neri che come colori, che come risoluzione HD. È vero che adesso siamo nell'era del 2K, però continuo a dire che un display HD di queste dimensioni fa egregiamente il suo lavoro. Non è ottimizzato quanto il Mi 2S, ma la potenza dello Snapdragon 600 sopperisce talvolta a una minore ottimizzazione. Non avremo la fluidità di utilizzo del Mi 2S, ma ci troviamo davanti ad un telefono assolutamente pregevole. Fotocamera è un punto interrogativo, nel senso che comunque è una 13 megapixel, ma dalle prove fatte, soprattutto in ambienti poco luminosi, ci lascia un po' perplessi. Il prezzo veramente aggressivo, 240 € per un piccolo gioiello. A voi le considerazioni, fatemi sapere cosa ne pensate attraverso il sito smartylife.net. Ciao!